Salve a tutti amici, benvenuti ancora una volta in casa di Dario. Oggi facciamo dei fusilli con questi ingredienti: 180 g di fusilli, 100 g di pancetta affumicata, 100 g di cipolla rossa, 200 g di patata tagliata a cubettini che ho fatto sbollentare insieme al brodo vegetale che sto preparando qui con sedano, carota e cipolla per cuocere la pasta per una quindicina di minuti. 20 g di grano parmigiano, del rosmarino, sale, pepe, olio e il nostro magic cooker. Procediamo! Mettiamo la pancetta, la cipolla, un rametto di rosmarino e le patate già un pochino sbollentate, un filo d'olio e pepe. Copriamo col nostro magic cooker, facciamo partire 3 minuti di tempo e a metà cottura saltiamo il tutto. Ecco qua, 3 minuti passati, frattanto mi sono trasferito qui 600 ml di brodo circa, quindi vado a scoprire. Allora, saltiamo, eliminiamo questo rosmarino, ne aggiungo un altro pezzettino fresco ed aggiungo la pasta, la mischio, copro ancora con magic cooker, lascio andare così per un minuto. Minutino passato, vado a scoprire ancora, risalto, elimino anche questo rametto così che non diventi amaro ed aggiungo il brodo caldo. Un goccino lo teniamo, una presa di sale, ancora un po' di pepe, faccio bagnare per bene la pasta. Non mi resta che coprire con magic cooker, mettere a fiamma media e far partire 9 minuti di tempo. Ecco qua, 9 minuti passati, scopriamo, siamo la fiamma e andiamo a girare un po'. Vediamo di dare anche una schiacciatina a queste patate che faranno un po' di cremina dopo. A questo punto posso ricoprire e far partire l'ultimo minuto di cottura. Ok, minuto passato, spengo direttamente la fiamma, aggiungo un po' di formaggio grattugiato sopra. Se volete ancora un po' di pepe, quindi ricopro con magic cooker e mi sposto qui sul tavolo dove lascio riposare il tutto come al solito per un minuto. Ecco qua, minuto terminato, scopro e siamo pronti per andare nel piatto. Giriamo bene ancora. Un po' di formaggio, una guarnizione, filino d'olio e se vi piace ancora un po' di pepe. Ed ecco pronta la mia semplice idea di oggi di questi fusilli con patate e pancetta, preparati sempre in poco tempo con il metodo di cottura Magic Cooker. Grazie a tutti e a tutte per avermi seguito, ci vediamo alla prossima ricetta. Non mancate! Ciao!